Flavio, ma un altro video per aiutarci ad aiutare i pazienti a dormire? Per aiutarci ad aiutare i pazienti con l'insonnia? Basta! Eh sì, questo è almeno il terzo video che faccio sull'argomento, però c'è un perché. Qualche mese fa ne avevo parlato nel video Guarire l'insonnia con l'ordalia e precedentemente avevo anche fatto dei video in cui davo dei piccoli suggerimenti relativi all'insonnia. Ma non è tutto qui. In psicoterapia dovresti sempre chiederti come funziona il problema. E non è raro che ciò che produce l'insonnia siano dei comportamenti anche molto diversi tra di loro. A volte quindi chiedere alla persona di fare un comportamento gravoso come l'ordalia, oppure chiederle di curare la propria igiene del sonno, o ancora chiedere semplicemente di non guardare la sveglia quando si sveglia durante la notte, può non essere sufficiente. C'è infatti quella situazione in cui il tuo paziente è tenuto sveglio dai propri pensieri. Te ne rendi conto, ad esempio, quando ti dice che la sua difficoltà ad addormentarsi, il fatto che lo tiene sveglio, è il essere costantemente preda di costanti rimugini. Costantemente preda di costanti rimugini. Vabbè, però è proprio l'idea della costanza del pensiero. Oppure dal fatto che ti dice che se si addormenta, quando si risveglia di nuovo viene preso da dei costanti pensieri più o meno problematici. Una tecnica che si rivela molto utile in questi casi è proprio il fatto di fargli scrivere i pensieri. Prima di andare a dormire o quando si risveglia, deve prendere carta e penna e riversare lì tutti i suoi pensieri. Attenzione, non li deve rileggere, perché lo scopo di questa tecnica non è quella di andare ad analizzare i pensieri, ma quella di buttarli su carta. Da un lato questo può dare un sollievo emotivo, infatti ormai sono noti gli effetti catartici dovuti a processi di elaborazione e di aberrazione dati dal fatto di esprimere su carta sentimenti di rabbia, di dolore, anche di paura. Da un altro lato, il processo di elaborazione si attiva anche a un livello cognitivo. È una sorta di mettere in ordine i pensieri, che proprio a livello di pensiero finiscono per essere disorganizzati e caotici, mentre scrivendoli su carta, per forza di cose, acquisiscono linearità, regolarità, ordine, e questo è di aiuto. Che una delle spiegazioni è che pone fine al tentativo circolare disfunzionale di rispondere a domande, ma con risposte che generano nuove domande, che generano nuove risposte, che generano nuove domande. In più, unendo le due cose dette prima, mettere nero su bianco dei pensieri che altrimenti sono vaghi e disordinati permette anche di ridimensionare, ristrutturare il significato legato a quei pensieri. Se poi ci pensi bene, in sé la tecnica ha anche un effetto ordalico. Quando facevo analisi junghiana, perché volevo diventare uno psicoanalista junghiano, avevo il compito di appuntarmi tutti i miei sogni e ovviamente lo dovevo fare subito, appena sveglio. Come sa bene, chi si è appuntato dei sogni per un minimo periodo della propria vita, andava a finire che io mi svegliavo subito dopo aver fatto il sogno, proprio nel cuore della notte, come se avessi appreso a dovermi svegliare per scrivere. Ma tu immagina quanto possa essere odioso svegliarsi nel cuore della notte per prendere il quaderno, la penna e metterti lì a scrivere quanto hai appena sognato. Così non di rado vivevo il compito in una maniera talmente tanto gravosa che non di rado finivo per riaddormentarmi piuttosto che farlo, con buona pace del mio analista. Ecco, non è raro che di fronte al compito di scrittura il cliente che si sveglia la notte ti dirà di non averlo fatto, piuttosto ha preferito dormire. Ovviamente valgono una volta di più le cose che ci siamo detti negli altri video. Se sono i pensieri che tengono sveglia la persona, ti dovresti domandare che tipo di pensieri sono. A volte è semplicemente un comportamento disfunzionale che è rimasto in essere e che potrà spegnersi semplicemente eseguendo questa tecnica. A volte si tratta invece di pensieri ossessivi strutturati o rimugini fino a vere e proprie compulsioni rituali mentali. Inutile dirsi che in questi casi questa tecnica da sola potrebbe non rivelarsi sufficiente, potrebbe addirittura non essere utile per niente, in alcune situazioni addirittura controproducente. Io lo so che tu vorresti un video che ti dicesse fai così e basta, ma se le cose fossero così semplici, tu non avresti dovuto prendere una laurea per diventare psicologa o psicologo e i counselor avrebbero ragione a voler fare questo lavoro dopo un corso di appena un migliaio di ore. Quindi prendi questo video come un ulteriore strumento di informazione professionale, però se stai cercando invece una via facile
per aiutare i tuoi pazienti, vedi di pensarci su.